tutti raccontarvi come sempre quello che succede nella nostra grande città, Milano, la città metropolitana, tutto quello appunto che rende grande la nostra città. Quest'oggi con noi, sono ben contento di averla qui di fianco a noi, un'amica di Milano News, ma soprattutto un assessore del nostro comune, l'assessora. Mi raccomando, importante, poi ne parleremo Gaia, sappilo. Gaia Romani, buonasera assessora. Buonasera, molto bello come sempre essere qua. Siamo contenti di averti qua perché è un politico strano, la nostra, quella gente che fa la politica in maniera strana, ti fa delle promesse e le mantiene, ma è successo prima d'ora. L'assessora qualche mese fa è venuta qua a raccontarci di come si poteva provare a fare in modo che insomma, le associazioni, i piccoli gruppi di quartiere, i gruppi di persone che volessero fare qualcosa di attivo culturalmente o socialmente per la nostra città, magari venissero un minimo agevolati e non schiacciati da quella burocrazia che ci ammazza. E ha mantenuto la promessa. Sì, siamo molto felici di poterlo dire. Dico, uso il plurale perché è stato un lavoro di squadra e anche questo non è sempre facile, ma è bello quando succede. Quindi il 3 giugno abbiamo approvato in giunta una delibera comunale che semplifica tantissimo l'iter per richiedere l'autorizzazione per fare delle piccole iniziative nella nostra città. Gaia Romani è una di quelle esponenti di quella gioventù politica che ha preso parte e che ha preso le posizioni anche di potere ormai nella politica milanese, in consiglio comunale, in assessorati, nei consigli municipali, e uno dei modi migliori che ha per comunicare sono i social. Allora io questa sera ho voluto raccontare quello che fa l'assessore attraverso quello che racconta sui social. Ah, c'è un video, allora io chiedo un video. Vediamo, c'è un video che dovrebbe essere dopo, eccolo qua. Che cosa sta raccontando? Vediamo questo video. Che cosa sta raccontando appunto in questo video? Vediamo se lo ricorda l'assessore. Allora, in questo video stiamo raccontando in che cosa consiste precisamente questa delibera. In pratica i punti fondamentali sono tre. Il primo è il dimezzamento dei tempi, quindi non più 30 giorni che erano oggettivamente eccessivi per organizzare piccoli momenti di aggregazione, ma 2 settimane. Il secondo è che non chiederemo più il deposito cauzionale, quindi non chiederemo più soldi preventivamente nel caso in cui si verifichino dei danni al suolo pubblico o al verde pubblico. Questo perché la maggior parte delle volte, per fortuna, poi le associazioni sono responsabili e va tutto bene, ma rischiamo per poche che invece magari non si comportano responsabilmente di danneggiare le tante piccole che non hanno la liquidità per dare il deposito cauzionale prima. E poi la cosa bella è che queste linee guida saranno applicabili anche ai cortili delle case popolari, che stiamo cercando da anni di rendere più vivi, e quindi c'è stata una collaborazione molto importante anche con MM, che era molto felice di poter finalmente avere un iter semplice per Per regolamentare l'inizio. piccole attività creative, che è interessante, mi è piaciuto come l'ha definito. Cosa definiamo? Cioè, diamo un'idea, nel senso che adesso non è che tutti possono fare il concerto di Vasco Rossi in piazza No. o appunto nel cortile di Ehlers, ma come funziona appunto? Allora, vi faccio un esempio molto concreto, che tutti quanti possiamo figurarci. Torneo sportivo. A Milano lo sport è un tema molto importante e sentito ed è un modo per fare sicuramente aggregazione positiva. E fino a pochissimi, prima di questa delibera, chi voleva fare un torneo sportivo, aveva lo stesso livello di burocrazia di qualsiasi grande squadra, quindi in pratica un campionato, un pomeriggio di, fine anno di un'associazione di basket, facciamo per dire. Aveva lo stesso livello di burocrazia di una squadra La dell'NBA che finale doveva dell'Olimpia fare. contro Bologna, Perfetto, ok. esatto. E questo ovviamente non era sostenibile. Quindi noi discipliniamo tornei sportivi, laboratori didattici, piccoli dibattiti, piccoli momenti musicali, lettura di poesia, per esempio anche momenti di comici, quindi quando si fa stand-up comedy, insomma tutto ciò che è, oppure una piccola fiera, un piccolo, tutto questo, e c'è l'elenco proprio C'è nella tutto l'elenco della delibera, delibera, poi si può quindi leggere la delibera, che c'è tutto è un elenco l'elenco. solo esemplificativo. Ecco, non ho dato, scusami Scusa. Fabio, l'elemento principale. Tutto questo, tutto ciò che,
si diciamo, rientra nei 60 metri quadri di occupazione di spazio pubblico e che coinvolge circa un centinaio di persone al massimo. Non più di 100 persone, non più di 60 metri quadri di occupazione di suolo pubblico. Questo appunto è importante perché appunto si apre così la strada a tantissime possibili di attività che magari fino adesso erano un po' frenate dalla cauzione e vai a chiedere i permessi. Un'altra cosa interessante però che fa il paio anche con altre tue deleghe che hai come assessore è quello che queste domande adesso si faranno ai vigili, giusto? Si va alla polizia locale, sì, e si fa questa domanda, ma ci auspichiamo tutti che poi si passi quel secondo step, no? Cosa succederà più avanti? Allora, dal 31 dicembre, se questi primi mesi andranno come noi ci auguriamo, passerà ai municipi. La procedura sarà molto semplice, quindi dal sito del Comune di Milano, nella sezione dello sportello unico eventi, si potrà scaricare il format, che è un foglio Word molto semplice, un documento Word, in cui si scriveranno i dettagli dell'iniziativa e oggi li si manderà alla mail relativa, ovviamente indicata, del comando di polizia della zona in cui l'iniziativa si realizza. Un domani verrà inviata alla mail del municipio in cui l'iniziativa si realizza e il municipio caricherà sul portale dello sportello unico eventi l'iniziativa in modo che comunque manteniamo sempre la visione generale di quello che succede, che comunque è importante. Qui vediamo infatti alcune delle idee appunto di offerte che si potrebbero dare gratuitamente appunto ai cittadini, che sono un po' quelle che dicevi e raccontavi prima. Insomma, come dicevo, finalmente una bella idea che è nata anche insomma con un bel concerto di persone, perché insomma immagino che associazioni da una parte che spingevano, sì, dall'altra comunque la polizia locale che giustamente chiede attenzione, posso delle regole da gestire, tutto questo grazie appunto all'assessorato che è riuscito a mettere intorno al tavolo tutti quanti, farli ragionare, ma soprattutto farli lavorare, perché poi appunto adesso abbiamo una delibera che ci spiega bene come fare. Assolutamente. È stato un iter complicato? Beh sì, nel senso che allora devo dire non più di quanto ci sono, ecco, il segreto dell'amministrazione è cercare di capire quali sono anche le leve giuste. Ci sono cose apparentemente molto semplici che poi richiedono anni, e questa, che è una, diciamo, delibera rivoluzionaria, ha richiesto relativamente poco tempo, perché se pensiamo 2 mesi e mezzo non è tanto. L'esigenza era sentita e secondo me la cosa che ha funzionato molto è stato l'iter, esattamente come, diciamo, l'iter perfetto, un'alleanza tra le associazioni, tra i municipi, tra l'istituzione centrale che ha iniziato a lavorare sul progetto, le associazioni hanno arricchito la proposta, i municipi si sono messi a disposizione assieme alla polizia locale, quindi abbiamo fatto tanti incontri, questo sì, ci sono stati dei momenti magari di disaccordo, ma cose che sono assolutamente normali, ma alla fine siamo arrivati a un risultato che insomma che ci soddisfa e ci rende orgogliosi. Non vedo l'ora di fare anche richiesta per cose di Milano News, quindi vediamo, dai. Che dicevo appunto che l'assessore Gaia si mette a comunicare sui social, è ormai normale, ha quell'età lì giusta, che insomma, per comunicare sui social, e allora ho preso alcune foto anche per capire alcuni temi molto interessanti che è andata a toccare, anche perché mi deve dire, e su questo esempio uno di quei temi, non ci si nasconde. No. Cosa significa questa foto? Allora, questa è la foto di Piazzetta Arcobalena, è una delle 38 piazze tattiche che sono state realizzate dal 2018 ad oggi, e questa è una piazza che ci sta creando delle difficoltà. È una piazza che sicuramente ha creato tante opportunità, perché è una piazza che si trova vicino a una scuola e a dei palazzi. Prima era semplicemente un attraversamento per le macchine. Adesso, come si vede dalla foto, ci sono dei tavolini, delle sedie, il ping pong. Cos'è? Zona via Venini, intorno, esatto, via Venini, municipio 2, proprio al centro del quartiere Nolo. Il problema, che poi voglio dire, dipende ovviamente dai punti di vista, però sicuramente è un problema per i ragazzi che ragazzi e le persone che tutte le sere vivono la piazza fino a tarda ora, e il problema della piazza è che è molto vicina alle prime finestre dei residenti, quindi purtroppo i residenti non riescono a dormire perché c'è un'aggregazione che va avanti sempre. Bello, il ping pong, ma se mi giocano il ping pong in camera da letto è un po' complicato. Esatto, con la musica magari poi diventa... Giustamente. Però è interessante
e come appunto Gaia, tu non ti sei nascosta a dire abbiamo fatto la piazza bella, colorata, aggregativa, non rompete le scatole. No, hai detto cerchiamo di trovare in una maniera anche scientifica. Cioè non sediamoci a un tavolo e basta, ma sediamoci a un tavolo con dei professionisti, sì, giusto? Assolutamente, abbiamo fatto un emendamento grazie anche alla collaborazione del consigliere Albiani e del consigliere Turco, che tra l'altro abitano in zona, quindi conoscono molto bene, ma siamo anche in contatto con... Non giocano a ping pong, ma sono anche in siamo anche in contatto con il Politecnico, che all'interno del mercato di Viale Monza, l'off campus di Nolo, in particolare col professor Fassi, che ci sta dando una mano a portare avanti una collaborazione con tutti i residenti. Ecco. Abbiamo messo 20.000 euro per un progetto sperimentale. Ecco, speriamo bene, questi 20.000 euro non sono messi per rifare la piazza, per fare i colori, per mettere giù panchine nuove, ma per che cosa bene? Allora, perché i cittadini ci hanno detto, noi vogliamo contribuire, noi non vogliamo rinunciare alla piazza, vogliamo affrontare assieme all'amministrazione il problema dell'uso serale che non ci fa dormire, e che poi comporta degrado la mattina dopo, per trovare assieme a voi delle soluzioni che non possono essere, anche secondo i cittadini ovviamente, soltanto chiamiamo la polizia tutte le sere, e perché è evidente che ci sia la volontà di uno sforzo collettivo di andare oltre. Allora ci hanno detto sediamoci al tavolo, benissimo, solo che per esperienza queste situazioni devono essere monitorate costantemente. L'idea è quella di investire su delle figure professionali, in particolare mediatori, che possano instaurare un dialogo tra le varie parti che vogliono vivere in maniera diversa quella piazza e portarle a trovare delle regole che soddisfino tutti quanti. Insomma, detta male, adesso l'assessore mi picchia, si fa terapia di coppia, cioè andate, praticamente sì. Si va a terapia di coppia, questo... da una parte sì, mi piace, bello, e si va da professionista, giustamente, esatto. Non è che si fa in casa, ci si esatto. Inventa a noi, perfetto, sono salvato. Mi ha già anticipato sulla prossima foto, allora, che so già che la riconoscerà, Elisa, grazie, se possiamo vedere la prossima foto, è proprio ecco. Quello che dicevi prima, no? Sì. Qui dove sì. Sei? Qui sono dentro all'off campus Nolo, che è dentro al mercato di Viale Monza, e ci sono con noi sulla destra con la Polo Verde, è una persona che fa parte dello staff dell'assessora Censi, perché stavamo parlando in particolare dei temi di viabilità che riguardano tutto il quartiere Nolo. E poi vedete una rappresentante del comitato genitori della scuola che insiste sulla piazza. Poi una rappresentante del comitato Nolo e in fondo, che non si vede ma c'è, il professor Fassi. Chiarissimo. Vediamo la prossima foto invece. Allora, la prossima foto, se è quella che penso, vai Elisa con la prossima foto. Non arriva la prossima foto, eccola qua. È una cosa un po' personale anche, diciamo. Dici tu se vuoi rispondere o no, sì, di raccontarci che cos'è. Certo. Diciamo che è personale, però l'hai voluta rendere pubblica, sì. Nel senso che è una cosa che ti è capitata e questo è, diciamo, un atto finale, insomma, anzi, un atto finale forse da una parte e un atto di inizio. Ho avuto oggi dall'altra. Le prime meditazioni. Ah, ecco. E allora raccontaci un po' cosa stai facendo in questo momento. Allora, diciamo che per fare, diciamo, raccontare più brevemente la parte iniziale e invece arrivare dove siamo oggi, sono stata, dopo poche settimane dal mio insediamento, diciamo, vittima di uno shitstorm, quindi termine tecnico per dire che tempesta di merda, diciamo, non può dirlo, io lo posso dire, lo spiego a chi magari non è così avvezzo all'inglese del nostro pubblico. In poche parole, non è andata a genio una cosa che ha fatto l'assessore, proprio ce lo racconta, sì. E la gente comincia a insultarla, ma così, sì, giusto maniera... per divertimento, esatto. Da dire, no? Quindi sì, ho condiviso un'immagine in cui cambiavo la targa del mio ufficio da assessore ad assessora. Ho fatto quindi... la foto, io non sono stato fatto, esatto. Io la foto, e ho chiesto di sì, ma sai che sta diventando, sì, no, perché diciamoci la verità, nel vengono senso vengono e fanno allora, la sicuramente foto. Si poteva fare, non si poteva fare, a quello è a prescindere, nel senso, anzi mi verrebbe a dire chi se ne frega di che targa c'ha fuori, sì, esatto, l'assessore dalla concordo. Sua porta. La cosa che mi sconvolge è che veramente ci sia stata gente che per un cambio di una targhetta che adesso ai costi sarà costata qualche decina di euro, tra parentesi, non è che è questa bellezza, meno. Molto meno, anche, infatti, non è così bella, tra parentesi. Forse pagati tutto dalla tasca dell'assessore, ecco. Immagino, perché infatti immagino che insomma, se prima si faceva il protocollo, la richiesta e tutti eravamo qua ad aspettarla, ma ci sia gente che si mette a insultare un assessore solo perché ha messo una targhetta con scritto sì. Una roba diversa, cioè sì. È quasi che sconvolgente. Ma la cosa brutta è che detta così si viene da ridere,
perché non insultano noi. A me gli insulti non mi arrivano, poi se mi arrivano sono veramente pochi. Sono stati tanti. Per tanti mesi. Pesanti per tanti mesi. Sì. Io, come avete visto, amo usare i social per parlare con le persone, condividere, e la critica, questo ci tengo a dirlo, è sempre ben accetta e fa parte del nostro lavoro. Quello che non deve fare parte del lavoro di nessuno, soprattutto oggi che i social fanno sempre più parte della nostra quotidianità, è l'insulto gratuito e mero a se stesso. Quindi io per tanti mesi ho ricevuto su qualsiasi social, Instagram, Facebook, Twitter, insulti, ma siamo arrivati a superare 200.000 insulti, senza contare le condivisioni sui gruppi, i cosiddetti gruppi di stupro, in cui poi ovviamente le cose che vengono dette sono... Faccio una cosa, perché gruppi di stupro? Perché quegli insulti che arrivavano all'assessore non erano insulti "non sei capace di fare il tuo lavoro", "un assessore come te lo faccio anch'io", anche, però quelli poi si sì. prendono anche, no? Il problema è che vanno sempre a finire in una sfera, poi, questi insulti, giusto? Sì, soprattutto. E si va a toccare soprattutto il fatto che tu sei donna e si va sulla sfera sessuale. Anche, certo, giusto? Assolutamente. Quindi ho ricevuto tanti commenti anche che, senza troppi giri di parole, dicevano che se, insomma, se ricopro l'incarico che ricopro è perché mi sono prostituita, quindi insomma tutta la solita retorica, no? E per fortuna, cosa che immagino quante volte l'abbiamo detto a Granelle, ad esempio, no? Immagino, sì, sicuramente Marco mi ha detto "ti capisco", scherzo, anche senso, a me, però per far capire come davvero è difficile anche comprendere a volte, perché ad esempio sicuramente a uno come me non succederebbe una cosa del sì, genere. Assolutamente. Io i primi mesi ho cercato di passarci sopra. Però voi immaginate ricevere ogni giorno centinaia di migliaia di notifiche, usare il vostro dispositivo senza leggere insulti più o meno pesanti rivolti a voi stessi diventa impossibile. Quindi se per qualche tempo si può fare a meno, diciamo, magari di preoccuparsene, si può cercare di dissimulare, ecco, dopo settimane e mesi che si subisce tutto questo, la situazione diventa veramente ingestibile. E si arriva quindi a quella foto, rivediamo quella foto, sì. Cosa succedeva in quel momento? In quel momento io stavo firmando 9 istanze di mediazione rivolte a 9 persone che mi avevano diffamata a mezzo social, quindi ho chiesto il supporto a uno studio legale che mi sta accompagnando in questo percorso. E è un percorso comunque lungo, faticoso. Oggi ho avuto 2 mediazioni, un'altra l'abbiamo già chiusa. Che significa come mediazione? Significa prima di quando si... Cioè, tu hai conosciuto queste persone? Sì. Ah. E? Sì. E... adesso non so che non ci puoi dire chi sono, immagino dipende. Che non puoi... Però, cioè, cioè, com'è quel momento? È come catfish? Cos'è? Quelle cose... Magari, nel no. senso che oggi devo dirti... Allora, in un caso è stato anche meglio del previsto, perché la persona ha subito corrisposto il risarcimento del danno, si è subito scusata e così. In altri casi è molto sgradevole, perché in realtà arriva magari l'avvocato con l'assistito, risoline, battute, si scusano per quello che è successo, ma dicono però che il singolo commento di certo non fa tutto quello che io ho vissuto in generale, quindi cercano giustificazioni, dicono sempre che è un periodo complicato per loro, che magari sul lavoro non va tanto bene, insomma cercano giustificazioni, dicono che il commento è scappato, dicono spesso cose come era un insulto al gesto e non alla persona, però insomma se mi dici che mi prostituisco sicuramente, cioè che mi sono prostituita non per... al gesto, non ce l'avevi con la colla, con il... sì, evidentemente incide sulla persona, sì. E quindi insomma ecco, in realtà molto spesso non è così tanto, cioè non è, ecco, mi aspettavo che vedendomi dal vivo, ascoltando dalle mie parole e invece purtroppo a volte non basta, però l'unica cosa di cui io sono contenta è che sono sicura che queste persone, una volta che sono costrette ad affrontare un procedimento legale, con alcune di queste che non hanno accettato la mediazione andremo davanti a un giudice, con ovviamente quindi un percorso lungo in termini di tempi, in termini di spesa, anche emotiva, perché comunque anche oggi io ho passato 2 ore e mezza del mio tempo a dover riraccontare come mi sentivo davanti a chi mi aveva detto certe cose, quindi non è stato piacevole, ma lo faccio, lo facciamo, perché ho delle persone che mi supportano, perché l'idea che non essere vittima e quindi non essere impotenti, ma chiedere aiuto e agire,
ci aiuta a dire una cosa molto semplice: non è normale ricevere insulti solo perché si cerca un'esposizione per il proprio lavoro, per la voglia di condividere dei contenuti positivi, ecco. E Milano News è diversa da Alta TV, anche perché qua chiudiamo il tema. Si potrebbe andare ad analizzare ancora di più, ma invece vedo che Gaia è già abbastanza toccata da quello che c'è oggi, quindi diciamo che basta. Passiamo oltre, anzi siamo quasi in chiusura, ma voglio che appunto si chiuda in bellezza. Cioè adesso ci hai abituato bene, ci avevi promesso una cosa, l'hai fatta, adesso cosa facciamo? Qual è la prossima, il prossimo atto dell'assessore Gaia Romani, quale sarà? Allora, sui municipi parlo di questo tema perché a me piace parlarne qui, perché so che è una realtà che è molto attenta a questo e non è scontato. Ho in mente un po' di cose. La prima cosa che mi piacerebbe fare è le cabine di regia dei 15 minuti. Perché Milano siamo passati dal dire che Milano era un centro e una periferia. Poi abbiamo capito che Milano era centro e periferie al plurale. Io credo che dobbiamo adesso dirci che invece sempre più ci sono centri diversi, periferie diverse, ma anche modi di cambiare dei luoghi di Milano molto diversi. Guarda, ragazzi, stamattina ho avuto un bellissimo incontro con il direttore del 18, no? Quindi siamo colleghi di municipio, anche un po' di informazione. A questo punto, parlando appunto di copertura del territorio, parliamo di via Washington e giustamente dice: ah, beh, ma quella per noi è la periferia. Perché giustamente il centro, certo, è Maggio, quindi diventa la periferia. Fantastico. Invece verso via Washington. Fantastico. Giustamente questo, quindi tu dici una cabina di regia che metta insieme municipio. Polizia locale, perché anche lì molto spesso magari avere il rapporto diretto potrebbe essere anche una sovrapposizione di poteri sbagliata, ma mettere attorno a un tavolo assistenti sociali, polizia locale, biblioteche, anagrafi, tutte le persone che agiscono sul territorio, associazioni, presidi, tutte le realtà che vogliono restituire e confrontarsi su come è meglio che un territorio cambi, su quali sono i problemi e così via. E poi stiamo lavorando anche, udite udite, sulla comunicazione dei municipi, quindi vogliamo fare degli investimenti in quest'ottica, perché vogliamo che i municipi si dotino di un sistema più forte comunicativo, come è quello del Comune di Milano, perché devono essere conosciuti di più e la loro valorizzazione passa anche dal tema della comunicazione. E poi il 28 giugno iniziamo il primo corso di formazione della storia di Milano a tutti gli eletti di maggioranza e di opposizione di tutti i municipi, che saranno formati dal direttore generale, il segretario generale, quindi da tutti i più alti dirigenti del Comune di Milano, che saranno a fianco con i dirigenti dei municipi e dell'area municipio a formare i nuovi eletti, le nuove elette, su come funziona, funziona il comune, i municipi, e poi l'intento è quello ovviamente di farlo anche al contrario, quindi aiutare i direttori centrali, gli assessori centrali, tutti noi a capire meglio le difficoltà che esistono i municipi, magari, e come usarli nella maniera giusta, esatto. Diciamo così. Gaia, grazie mille davvero allora per essere stata qui, grazie mille per quello voi. Che hai fatto. So che piacere. Tante associazioni sono molto contente appunto di questa delibera, e io immagino e mi spero, se non un'estate, almeno diciamo una fine di estate, un primo autunno pieno di iniziative a Milano, quasi che non sai più dove andare, quindi insomma io spero davvero che venga presa bene questa delibera e finalmente si cominci di nuovo a rivitalizzare le nostre piazze, le nostre vie. Grazie mille allora Gaia Romani, grazie mille. A voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito, noi torniamo come sempre domani in diretta qui su Milano News dalle 18 alle 20, come sempre per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci. Presto. Arrivederci.